Nel cuore del centro storico napoletano sorge l'antico complesso monumentale di Santa Chiara. La sua costruzione ebbe inizio tra il 1310 e il 1328 ad opera dell'architetto Gagliardo Primario, per volontà del re Roberto d'Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca, che sposò in seconde nozze nel 1304. La gotica basilica in stile gotico di Santa Chiara rappresenta uno dei più importanti complessi monastici di Napoli. Essa fa parte dell'arcidiocesi di Napoli. La cittadella francescana fu realizzata costruendo due conventi, uno femminile per le clarisse e l'altro maschile per i frati minori francescani. La chiesa si presenta oggi nelle sue originarie forme gotiche, con una semplice facciata nella quale è incastonato un antico rosone traforato. Nel 1742 la chiesa subì delle modifiche per opera dell'architetto Vaccaro. Il 4 agosto del 1943 la chiesa fu quasi del tutto distrutta da un bombardamento aereo. Fu ricostruita e restaurata, secondo l'originario stile gotico, 10 anni dopo e fu riaperta al culto. Il chiostro maiolicato del monastero ha subito nel corso dei secoli varie trasformazioni. La più importante è stata eseguita dal Vaccaro tra il 1739 e il 1742. La struttura trecentesca, composta da archi a sesto acuto poggianti su pilastrini in piperno, è rimasta invariata, mentre il giardino è stato completamente modificato. Il Vaccaro ha realizzato due viali che, incrociandosi, hanno diviso il giardino in 4 settori, 2 strutturati come un giardino all'italiana con siepi e fontane, gli altri 2 dedicati alla coltivazione. Fiancheggiano i viali pilastri ottagonali rivestiti da maioliche con festoni vegetali. I pilastri sono collegati tra loro da sedili interamente maiolicati, sui cui schienali sono raffigurate scene popolari, marinare, mitologiche. Vi è un unico schienale relativo alla vita del monastero. Su di esso è raffigurata una clarissa intenta a cibare i gatti presenti nel chiostro. Le decorazioni delle maioliche si devono agli artigiani Donato e Giuseppe Massa, che hanno armonizzato la policromia del chiostro con tutti gli elementi architettonici e naturali circostanti. Le pareti dei 4 lati del chiostro furono decorate nella prima metà del secolo XVII da un autore ignoto, probabilmente appartenente alla scuola di Belisario Corenzio. Dall'ingresso al chiostro, la prima parte della parete a destra è senza affreschi, perché furono distrutti dal bombardamento. Alle spalle dell'altare maggiore è situato l'ex coro delle Clarisse, ambiente dal quale le monache partecipavano alle funzioni religiose. La cappella, strutturata come una sala capitolare cistercense, è composta da 3 navate, 2 delle quali coperte da volte a crociera. Il coro, invece, oggi cappella dell'adorazione, è uno spazio riservato alla preghiera, pertanto è visitabile solo previa prenotazione. All'interno della struttura si può inoltre ammirare un museo che conserva alcuni tesori scampati al bombardamento del 1943. All'uscita del chiostro si accede alla sala dove è conservato il presepe con i pastori del 700 e dell'800. In esso sono rappresentati personaggi e scene della vita quotidiana dell'epoca, riprodotti con minuziosa cura, financo nell'utilizzo della stoffa, allora di uso comune. Inoltre, nel rispetto della tradizione presepiale napoletana, la scena non si limita alla Sacra Famiglia, ma si allarga fino a raffigurare uno spaccato tipico di quella Napoli. In questo contesto realistico, i personaggi sacri sono invece rappresentati secondo i canoni della tradizione figurativa cristiana. La Natività, posta al centro della scena, non è ambientata in una stalla, bensì in un monumento romano diroccato. Questa peculiarità
simboleggia la nascita della nuova era cristiana sulle macerie del paganesimo, ma è anche riflesso del grande interesse suscitato dalla scoperta dell'area archeologica di Ercolano, avvenuta agli inizi del XVIII secolo. La scenografia è stata realizzata in cartapesta, sughero e legno, mentre i pastori hanno il corpo in ferro filato e stoppa, con arti e volti in terracotta. Al termine di due dei bracci del chiostro è posto l'ingresso del Museo dell'Opera, suddiviso in quattro sale. Il museo restituisce uno spaccato di storia napoletana dall'antichità al XX secolo e conserva alcuni tesori del monastero scampati al bombardamento del 1943. Nella sala archeologica del museo sono raccolti i reperti archeologici rinvenuti in questo sito durante i restauri effettuati dai frati minori negli anni 50. Da questa sala, sulla sinistra, si accede all'area archeologica esterna, dove si conservano i resti di un impianto termale del primo secolo d.C. Nella sala della storia sono ricostruite le vicende e le vicissitudini del complesso monumentale nel corso dei secoli. Vi sono i busti di due sovrani fondatori, Roberto e Sancho. Poi c'è la sala dei marmi, dove sono state collocate statue e decorazioni marmoree, messe qui dopo il bombardamento della chiesa, nonché una parte dei fregi che ornavano le celle delle Clarisse e gli stemmi nobiliari presenti in chiesa nelle cappelle laterali. Infine c'è la sala dei reliquiari, posta su un piano soppalcato. Vi si conservano paramenti sacri, corredi liturgici, reliquie e porta reliquiari lignei. Inoltre vi è conservato il busto ligneo dell'Ecce Homo, opera rinascimentale di Giovanni da Nola. In questo luogo la storia e la bellezza si fondono col mistero. Infatti, a tutt'oggi nella Basilica di Santa Chiara, ciò che inquieta e incuriosisce è la presenza di uno spirito. Tra le mura di questo antico luogo di culto è possibile avvertire la presenza del fantasma di Sancha, moglie del re di Napoli Roberto d'Agnò, che dal 28 luglio del 1345, giorno in cui la donna venne tumulata nel monastero, vaga tra i chiostri adiacenti, i viottoli e i suoi giardini. Sancha, vestita con un abito lungo, cammina a passo lento, senza una meta e col capo chino e le mani giunte, come se stesse pregando. Triste, insicura e con un'espressione terrificante, secondo la leggenda, quest'ultima alzerebbe lo sguardo e fermerebbe il suo cammino solo in rare occasioni. Lo spirito di Sancha ed il suo volto bagnato dalle lacrime non sono stati mai descritti in modo perfetto, poiché si narra che chiunque abbia osato disturbare la sua preghiera abbia immediatamente perso la vita.